Ciao a tutti, oggi parleremo di un argomento che sta facendo molto discutere gli appassionati del programma televisivo, Uomini e Donne. Si tratta della controversia tra Emanuela e Cristina. Queste due donne, note al pubblico per la loro partecipazione al popolare show, sono state al centro di un acceso dibattito che ha diviso il pubblico e alimentato molte speculazioni. Ma cosa è successo realmente? Qual è la causa di questa disputa? Scopriamolo insieme, cercando di capire i dettagli di questa storia e cosa c'è dietro le quinte. La controversia tra Emanuela e Cristina. Emanuela Malavisi e Cristina Tenuta, due figure ben conosciute nel mondo di Uomini e Donne, sono finite al centro dell'attenzione a causa di una lite. Secondo quanto riportato, Emanuela sarebbe contraria all'ingresso di Cristina nel programma. Ma perché? Beh, la Malavisi ha sostenuto che Cristina non avrebbe il giusto atteggiamento per partecipare al programma. Questa presa di posizione ha scatenato un vero e proprio putiferio, con molti fan del programma che si sono schierati da una parte o dall'altra. La lite con Ida Platano. A complicare ulteriormente la situazione, c'è stata anche una lite tra Emanuela e Ida Platano, un'altra partecipante del programma. Questo scontro è avvenuto in seguito alle dichiarazioni di Emanuela su Cristina. Secondo alcuni rumor, Ida avrebbe preso le difese di Cristina, creando così tensione tra lei e Emanuela. Questa situazione ha creato ulteriori divisioni tra i fan del programma, con molti che si chiedono quale sarà l'evoluzione di questa storia. La verità sulla controversia. Ma qual è la verità dietro questa controversia? Emanuela ha davvero qualcosa contro Cristina? O c'è qualcosa di più dietro questa storia? Al momento, non ci sono risposte definitive. Quello che è certo è che questa situazione ha creato molto clamore e ha alimentato molte speculazioni. Non resta che attendere gli sviluppi futuri per capire come si risolverà questa disputa. Nel frattempo, continuiamo a seguire Uomini e Donne, per non perdere nessuna novità.